mi ripromettevo un compito che non credo neppure arduo, perché discende da una intelligente lettura della normativa. Noi diciamo che il com'era dov'era è un vincolo di legge, è normativamente imposto, non si discute neppure, non spetta a me, insomma, dovevano essere gli amici a dimostrare la fatuità delle questioni teoretiche che vengono poste dalla cultura accademica del restauro, che irridono al com'era e dov'era. Ma insomma, non si è sufficientemente riflettuto che il tema del restauro con il codice dei beni culturali ha assunto un nuovo, innovativo rilievo normativo. È ben noto a chi ha ragionato e applicato la legge la gloriosa legge del 39. La legge del 39 di restauro non parla. Il termine di restauro non è fino a un certo momento nella produzione normativa di regioni e dello Stato, non è termine normativo. Ci si affidava alla cultura che avrebbe elaborato i propri modelli di intervento, che in effetti hanno poi portato assai spesso a delle applicazioni arbitrarie contro l'arbitrio dei restauri. Parlò con la sua autorevolezza Brandi con la sua carta del 1972, che oggi viene invocata da quella culturetta accademica del restauro. Mal capito, il Brandi ci viene opposto. Dicevo, la regione Emilia-Romagna, tra i meriti che sono stati oggi ricordato, ha quello di avere per la prima volta introdotto nel ordinamento normativo il tema del restauro. La legge regionale dell'Emilia-Romagna di tutela ed uso del territorio per la prima volta norma il restauro, e la normativa della regione Emilia-Romagna viene poi assunta nella legge nazionale, quella per il recupero del patrimonio edilizio esistente, la 457 mi pare del 78, che assume come compito fondamentale della responsabilità della comunità di conservazione delle proprie città e del proprio patrimonio storico urbano il compito del restauro, e norma il restauro in modo molto stringente sul modello della, guarda il caso, sul modello della norma regionale dell'Emilia Romagna, la quale poi ha condotto una prassi di pianificazione coerente con quel modello. E noi dicevamo, quando è successo l'evento che ha distrutto una parte per quantità e qualità rilevante del patrimonio edilizio urbano di interesse storico, questo è un territorio che ha i suoi schemi di tutela in una pianificazione matura, e quindi avevamo la convinzione, subito smentita, dobbiamo pur dire, che la ricostruzione sarebbe avvenuta secondo quei modelli normativi inventati dalla regione Emilia-Romagna ed elaborati anche dall'Istituto dei Beni Culturali Emiliani Cervellati. Invece no, perché la regione Emilia-Romagna ha fatto una pessima legge di ricostruzione. Noi lo abbiamo detto, abbiamo tentato anche di poterne discutere, non c'è stata la opportunità di incrociare opinioni diverse. Perché che cosa fa la legge, che numero abbia, non lo ricordo più, di ricostruzione della regione? Sospende per la parte che è colpita dal sisma l'applicazione rigorosa della propria pianificazione territoriale.
e consente allo stesso proprietario dell'edificio, che secondo il vigente piano regolatore ha un vincolo insuperabile di restauro e ripristino, la legge regionale aveva con un rigore filologico disciplinato anche questo modo di intervento per ripristino. Quando un edificio che ha questo valore insieme nell'ambiente del centro storico, se viene per una qualunque ragione, viene colpito così da essere leso nella sua integrità fino a ben oltre il 25%, anche oltre il 25% a cui qualcuno fa riferimento, bene, con questo rigore deve essere ricostruito. Ebbene, quei beni che per un evento che non sia sismico e che abbiano nella pianificazione territoriale il riconoscimento di bene essenziale come elemento compositivo dell'unitario centro storico, hanno l'obbligo della fedele ricostituzione. Se non è il sisma ad averlo leso nella sua integrità, ha da essere ricostruito così come vuole il piano regolatore. Se invece è il sisma che ne ha leso la integrità, ebbene, la disciplina rigorosa del piano regolatore è sospesa. E cioè, a noi è parsa francamente questa una assurdità, che però ha trovato poi una articolazione nella legge molto precisa, perché non soltanto sarà possibile per il danno al singolo edificio di valore storico secondo il riconoscimento della pianificazione territoriale, non soltanto quello, sarà possibile di essere demolito per la parte che è rimasta e ricostruito in libertà, ma la stessa morfologia dei centri storici per i piani di ricostruzione che la legge di ricostruzione della regione Emilia Romagna ammette sarà possibile a discrezione delle amministrazioni. Noi abbiamo fatto affidamento sulla saggezza e sulla cultura delle amministrazioni, ma il modello normativo della legge consente di alterare la morfologia degli insediamenti storici, cioè è quello che da sempre la cultura della città esclude. Ebbene, la regione Emilia-Romagna, che ha quel primato, ammette la possibilità di rivedere proprio morfologia, la composizione degli isolati, l'assetto stradale. Ecco, questa lesione della coerenza di pianificazione territoriale della regione Emilia Romagna ha trovato però, ecco, questa è una saldatura nella attitudine delle istituzioni della tutela dello Stato, perché è vero che non hanno la firma del soprintendente, o meglio del direttore regionale, perché qui si sa che la direzione regionale ha assunto integralmente i compiti della ricostruzione, con un'interpretazione a mio avviso discutibile della famosa ordinanza della segreteria generale del ministero subito dopo il sisma, che dava alle direzioni regionali un compito molto penetrante, quasi esclusivo, ma lo diciamo solo per la fase della emergenza. Ebbene, direzione regionale accredita quei progetti, nel senso che li ha promossi, ha eccitato alcuni istituti universitari a far esercitare i propri allievi, perché sui temi della ricostruzione di edifici di interesse storico artistico, quindi affidati alla tutela della sovrintendenza, si esercitino per trovare delle soluzioni, come se per il restauro esistesse una vasta
gamma di soluzioni possibili, no, il restauro è uno solo, e la sovrintendenza non può rimettersi all'estero degli istituti universitari e dei molto fantasiosi giovani che si sono esercitati. Io vi invito, non so se qui sia riprodotta la mostra dei progetti che l'UAV di Venezia ha presentato per la ricostruzione, per l'intervento, insomma, della chiesa parrocchiale di San Felice sul Panaro, una chiesa che ha ancora la sua impostazione strutturale ben presente, che è conosciuta, documentatissima. Ebbene, non c'è alcuno di quei progetti che riproponga, perché ahimè chi guida quegli studenti è vittima di quel pregiudizio della questione controversistica del com'era e dov'era. Nessuno di quei progetti messi in discussione dalla direzione regionale, che non assume alcuna responsabilità di scelta. La questione del restauro è una questione in discussione. Si apre la discussione, la scelta quale sarà. Non sono da parte delle istituzioni statali della stessa indicati dei principi, quindi la ricostruzione avverrà caso per caso senza principi. La parrocchiale di San Felice probabilmente corrisponderà a uno di quei estrosi progetti. La chiesa di San Francesco di Mirandola, una chiesa che è una delle prime chiese francescane, peraltro, che è il mausoleo dell'antico della Mirandola. La sovrintendenza per questa, non diciamo la sovrintendenza, diciamo le istituzioni, perché poi le sovrintendenze sono state totalmente esautorate, quindi la direzione regionale ha accreditato come forse la soluzione più opportuna il consolidamento di quello che è rimasto, e poi sui ruderi consolidati, congelati del mausoleo del Pico della Mirandola, una struttura petracciaio che magari accenerà come sagoma a quella preesistente. Questo è un progetto che è stato presentato in una conferenza, convegno, promosso dalla responsabilità istituzionale. Ecco, questo è ahimè il motivo di grave responsabilità che noi agitiamo, questo incontro di cattive intenzioni della regione Emilia Romagna e, dobbiamo dire, delle istituzioni statali della tutela. Il restauro, dicevo, avevo cominciato così, il restauro è diventato poi, con il codice dei beni culturali, norma, ed è normato in modo molto, molto preciso. Il recupero è indicato quando non si tratti più di consolidare la integrità offesa e lesa, ma quando il bene sia perduto. L'alternativa, la terza ipotesi dell'articolo 29 in tema di conservazione, parla di recupero. Recuperare è il bene che si è perduto e che viene riproposto alla attualità di chi lo vuole sul modello di quello che è perduto. Ma certo che non è più quello, abbiamo detto e sentito, non è un falso, perché sa benissimo di essere la ricostruzione, ma quale mai altro modello ha da esserci perché sia investita la responsabilità istituzionale della sovrintendenza, della direzione regionale? L'alternativa qual è? La soppressione del vincolo. Non esiste altro modello per l'esercizio della funzione istituzionale del restauro se non l'edificio così com'era prima che fosse sottratto alla funzione e al suo ruolo urbano, se una chiesa, al suo ruolo devozionale.
che competenze ha la sovrintendenza di valutare la qualità dell'architettura che viene immaginata dagli studenti e che si sono esercitati sulla guida del loro insegnante dell'Istituto Universitario di Venezia, di valutare la qualità dell'architettura di oggi. Se intende su questi edifici la sovrintendenza esercitare la sua competenza istituzionale, non ha che quel modello ed è un vincolo di legge. Oggi non è possibile fare altrimenti. La questione teoretica è una questione che non ha motivo di essere agitata, perché incontra uno scoglio normativo. Sarà una legge mal fatta. Vabbè, la regione Emilia Romagna ha creduto che la sua legge fosse mal fatta, ha creduto che il restauro non si dovesse fare e ha fatto una pessima legge che ha esonerato le amministrazioni comunali dall'osservarlo. Le istituzioni dello Stato, se non vogliono fare il restauro, come dice il codice dei beni culturali, ci facciano promotori di una riforma del codice dei beni culturali.